Buonasera, ben ritrovati in questa puntata di Casa Chi. Con un intruso? Esatto. Che ci fai qua? Che ci faccio, lo amore? Spiego Non lo io so. cosa ci fa, perché Ciao questa ragazzi. settimana in occasione... Ciao Paolo! Ciao, ciao ragazzi. E adesso Ciao, vi ciao, spieghiamo perché surprise. Paolo è qui con noi anche. Abbiamo diversi intrusi. Perché questa settimana, in occasione della festa di San Valentino, abbiamo deciso di celebrare l'amore. E io e Andrea ci siamo conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello, motivo per il quale lui è qui con me oggi. Esatto. E come tantissime altre coppie che sono nate all'interno della casa in un contesto del tutto insolito, e ancora oggi, a distanza di tempo, sono sempre più unite. Un esempio sono Paolo e Clizia, ed oggi Paolo è qui con noi. Ciao, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui con voi e rappresentare Grazie. l'amore che nasce in quella casa. È vero, ieri sera tu e Clizia ci avete veramente emozionato, perché avete, insomma, rivissuto il momento del primo bacio. Ritornare in quella casa sicuramente è molto emozionante, soprattutto con l'arrivo di Gabriele. Infatti salutiamo, mandiamo un bacione a Clizia. Il piccolo Gabri. Esattamente. Un bacione. Esatto, guarda, ti dico, è stato talmente emozionante rivivere tutto ciò che niente, praticamente abbiamo passato la notte insonne, perché le emozioni appunto sono state talmente tante che Chris ha avuto anche qualche piccola contrazione, quindi dentro di noi dicevamo: cavolo, ma guarda, stiamo inducendo abbiamo indotto il parto con la presenza nella casa. E quindi niente, io ho dormito alle 7 del mattino, lei alle 8, probabilmente sta ancora dormendo, quindi non è qui per questo, però ecco, insomma, è stato veramente, veramente una cosa stupenda. Noi le mandiamo Avevo un brividi, abbraccio giuro. Virtuale immenso. Ricambia sicuramente. Allora, ti lascio le domande dei nostri giornalisti, partendo da Gabriele Parpiglia. Vai. Ciao Paolo, innanzitutto anch'io sto festeggiando l'amore in macchina, il signor autista, una battuta. No, sto tornando anch'io dal Grande Fratello, ieri sera me la sono goduta in diretta, la vostra scena bellissima. No, ti volevo chiedere due cose. Allora, lo chiamate Gabriele, nasce a febbraio, è dell'acquario. Cioè, nel senso, non è che vi ho dato qualche ispirazione, dato che io mi chiamo Gabriele, sono nato a febbraio, sono dell'acquario e vi assicuro che è un gran colpo. Allora, vedi, non lo sapevo che eri nato a febbraio, cavolo, no, dai, mi fa piacere. Gabriele è un nome che ho sempre amato e ti dirò di più, mi sarebbe piaciuto chiamarmi Gabriele, quindi diciamo che la decisione è stata presa io mi volevo chiamare Paolo, penso. Dai, non ci credo. No, ma infatti non ci credo. Dai, tu. Senti Paolo, allora ti chiedo una cosa. Siamo d'accordo, un bellissimo nome, dimmi. Allora, io rimango, cioè mi paralizzo, e devo dire che succede da settembre ad oggi, va? Quando cucini, allora, cucinano tutti su Instagram, cucinano tutti, quindi tutti fanno, diciamo, lo stesso rumore, lo stesso schiaffo sul piatto, eccetera, però, cioè, nel senso, ho questa passione, dove la vuoi portare? A parte lo fai benissimo, ma questa passione dove la vuoi portare? Guarda, mi fa molto piacere che mi fai questa domanda, perché è una passione che è nata un po' per necessità, perché quando ero piccolo i miei genitori mi lasciavano spesso per motivi di lavoro da solo a casa e quindi per necessità ho dovuto imparare a cucinare, e dalla necessità è diventata una passione, e mi piacerebbe un domani, chissà, poter fare qualcosa di cucina. Perché a parte che amo mangiare, amo cucinare, amo far stare bene le persone, quindi mi piacerebbe molto, chissà, magari un programma, un libro di ricette, insomma, non sono uno chef professionista, però insomma, si comincia così, no? Quindi ci sentiamo per il libro, sentiamo per il libro, che dici? Ok, molto volentieri. No, perché casa comunque, grazie per i complimenti. No, ma è vero, io ti metto like, quindi. Comunque, cioè, Casa Chi è un certo anche di ricerca lavoro, quindi nel senso molte cose sono nate da qui. È un ufficio chissà di collocamento. Se, magari, allora, io la proposta l'ho fatta. Vabbè, passo la parola a Azzurra. Ciao, Paul.
Paolo, preoccupati perché la febbrile testolina di Gabriele sicuramente partorirà qualcosa che ti riguarda molto molto da vicino, di qui a poco. Occhio al telefono nelle prossime ore. Senti Paolo, ascoltami. Sono pronto. Invece, io volevo chiederti, vabbè, Clizia sappiamo che sta benissimo, che sta vivendo questi ultimi mesi in maniera intensa, ma voi due come va? Come state? Raccontami qualcosa. Com'è questo bambino in arrivo? Com'è anche la vostra... Cioè è andato tutto veramente veloce ma liscio. Guarda, per voi, vi siete fidanzati, avete preso la casa a Roma, pure il giardino, cucini. Sì, diciamo che abbiamo bruciato le tappe, perché in effetti se penso che siamo insieme da solo 2 anni e penso a tutte le conquiste, a tutto quello che abbiamo costruito, mi sembra veramente incredibile. Certo. In realtà sono 2 anni ma sembrano 10, veramente. E il coronamento di tutto quello che abbiamo costruito, quindi delle basi che abbiamo gettato. Guarda Paolo, è proprio questo. Sì, ce li stiamo godendo tutti, i vostri 10 anni o 20 o 2 o quelli che sono, minuto per minuto. Sì, e quindi il coronamento appunto è questo bambino che sta per nascere, e che è stato un bambino cercato, voluto, è arrivato, e la gravidanza è stata un viaggio incredibile, è andato tutto per il meglio, per fortuna, e adesso veramente siamo pronti, non ce la facciamo più, siamo così curiosi di vedere che faccia avrà, come sarà, da chi avrà preso il carattere, insomma sai, tutte quelle cose lì. Sai che è stato il primo a capire, oltre guarda, te, mi auguro che accada il prima possibile. Sai che è stato il primo a capire, secondo me, oltre te, Clizia, che era veramente importante? Tuo padre Massimo. Tuo padre Massimo, quando è entrato in casa, ti ha guardato in faccia e ti ha detto: Madonna, ma tu sei innamorato. Io me lo ricordo come adesso. L'ha capito, sì. Ma vabbè, ma i genitori, chi ci conosce meglio dei genitori? Nessuno. Nessuno. Senti, ma tua mamma? Visto lungo, tua e mamma prima ancora sta? Mamma. È il telefono fissa con Clizia. Mamma è ingestibile. Mamma è ingestibile in questo momento, perché è forse la più emozionata di tutti. Certo. Non vede l'ora anche lei. Alterna momenti di estrema gioia a momenti di insicurezza. Mi dice: ma sarò in grado di fare la nonna? E io le dico: mamma, ma dai, hai tirato su 2 ragazzi bene o male, abbastanza bene, ma puoi avere queste paure? No, non lo so. Comunque no, è fuori di sé, una gioia incontenibile. Sì, proprio ieri mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ti prego, ringrazia Clizia, perché mi sta facendo il regalo più bello della mia vita, quanto le voglio bene. Insomma, c'ha ragione, è fantastico. Azzu, hanno un rapporto speciale. Ti passo subito a Valerio, che su tutto ciò io non sono romantica di solito, ma mi ci fate diventare. Invece ti passo al cuore di panna di casa Chiesa, Valerio Palmieri. Vai, ciao Valerio. Ciao Paolo, ti capisco questi momenti, tieniti tutto. E spero che tu abbia dormito molto. E il meglio deve ancora arrivare. Come stai a sonno? Tu sei uno che ha bisogno di dormire le sue 8 ore di filata o sei pronto a... No, allora io diciamo che col sonno io ho un rapporto complicato da sempre, non sono mai stato uno che dorme tanto, dormo in media 6 ore, ultimamente ne sto dormendo ancora meno e fra molto poco probabilmente ne dormirò 2-3 a notte. Vabbè. Senti, nella casa, no? Del Grande Fratello ogni anno si formano delle coppie, però effettivamente, cioè, tu capisci subito vedendo il Grande Fratello quali dureranno e quali invece finiranno con i reality. Oh, aiuto, che domandona, sai che non lo so. Allora io ti posso dire che avendolo vissuto, i rapporti che nascono e crescono all'interno della casa possono essere rapporti veri, quindi come vediamo la coppia mia di Clizia, Rosalinda e Andrea, Katia e Ascanio, Giulia e Pierpaolo, insomma tantissimi esempi, così come possono anche esserci coppie che poi scoppiano, ma d'altronde fa parte anche della realtà, no? Nella vita di tutti i giorni è così, cioè magari uno comincia una frequentazione e poi col passare del tempo si rende conto che insomma non era vero amore, quindi insomma penso che sia la normalità, ecco, quello che succede nella casa è la normalità delle cose. Cioè ti convincono le coppie di quest'anno?
Allora, ecco, quali delle coppie? Perché ce ne sono talmente tante che, che non saprei. Le coppie, guarda, no, mi viene da sorridere. Come? Ti convincono le troppie di quest'anno? Non le coppie, le troppie. Bravo, hai detto bene, Azzurra, la domanda è questa, le troppie. Le troppie, quelle che stanno almeno a tre. Beh, non lo so, guarda, io tendenzialmente vorrei credere, no, all'amore che nasce in quella casa. Poi, come ho detto prima, tutto può succedere. Anche per quanto riguarda il discorso del triangolo, no, fra Alex, Soleil e Delia, che non ci ho capito assolutamente nulla, come penso la maggior parte delle persone. Però anche lì, no, si parla di amicizia, e anche dalle grandi amicizie possono nascere grandi amori, no? Quindi, boh, chissà come andrà a finire. Non lo so. Certo è che auguro veramente a tutti di... Sì, dimmi. No, tu invece quando è che hai capito di essere cotto? Quando ho capito di essere cotto, in realtà l'ho negato in primis a me stesso, dopo tipo una settimana. Io in realtà mi era piaciuto subito fisicamente, quindi diciamo che la chimica, per usare un termine artistica, non artistica, non era artistica, l'ho avvertita subito la chimica, e all'inizio l'ho negato un po' a me stesso, un po' per pudore, un po' per paura, no, di esternare i propri sentimenti. Poi l'ho negato anche agli altri, perché quando stava diventando molto evidente dicevo no, non è vero, ma figurati, non mi piace, eccetera eccetera. Però poi col passare del tempo, giorno dopo giorno, questo corteggiarsi, no, che è una cosa che ormai oggigiorno non si fa più, perché appunto, come dicevo in puntata, la nostra è una società del tutto e subito, no? E è stato bello proprio questo, il corteggiarsi, il conoscersi lentamente, cosa che magari fuori dalla casa non sarebbe stata possibile, e niente, poi mi è proprio scoppiata dentro, quindi non c'è un momento preciso in cui l'ho capito, però so che tutte le chiacchierate giorno dopo giorno mi hanno portato poi a prendere la decisione di baciarla, e sì. Da lì si è ricordo incredibile pensare. Poi, intanto... pensare come il Grande Fratello mi ha cambiato la vita è incredibile. Ora veramente mi emoziono, questa è la vita. Bello, dai. Se mi posso permettere di dire, la conoscenza all'interno del Grande Fratello è ancora più intensa, è ancora più forte, perché vai a conoscere la persona, certo, sin dall'inizio, con pregi e difetti, perché sei appunto costretto alla convivenza. Quindi sì, si può fingere fino a un certo, certo, punto, non come... quando vai a conoscere una persona all'esterno, che poi ognuno torna a casa sua, insomma, all'inizio si può anche un pochino fingere per apparire magari certo, in modo diverso. Hai assolutamente ragione, certo, hai assolutamente ragione, ma infatti sei preparatissima, perché è successo così anche, esatto, a te, no? Anche a voi, esatto, Andrea. È proprio così, pregi e difetti. Dimmi. Paolo, come ultima domanda, fai tu una domanda alla nostra coppia, sì, che sono Rosalinda, Rosalinda e Andrea. Vacci piano, eh? Ok, ci vado piano? Ai, beh, io non sono uno che ci va piano, come... No, vai, pesca duro, vai tranquillo. Allora, ok, io in 2 anni... casa, costruzione della famiglia, e il prossimo passo è il matrimonio. Vorrò sicuramente chiederle di sposarmi. Voi a che punto siete? Amore, rispondi te. Tra l'altro, beh, oggi è il nostro anniversario. Esatto, già parliamo dell'anniversario. Ah, auguri! Allora auguri! Grazie! Allora, tutti noi qua abbiamo, a casa conviviamo. Sì, praticamente conviviamo. Esatto. Il figlio no, ma abbiamo un pelosetto. Un pelosetto, che un po' lo ricordo. Uno step un po' più avanti. Sì. Boh. Per essere un anno, sì, secondo me, dei grandi passi in avanti. Ma certo, ma non mi dovete rispondere, ma poi io penso che le cose, no, vengano anche in maniera naturale, no? Quindi avete fatto il primo passo, la casa, poi avverrà tutto appunto in maniera naturale. Scusa, come è giusto che sia, cosa, poi, perché le posizioni in amore sono sbagliate. Rosalinda, che hai al dito, scusa? Mi fai vedere le mani? Ma quale?
A quale? A, me questo, a quello di sinistra. Quello di no, l'altro. L'anulare sinistro. Ti ho presa. Ammazza. Sì. Grande. La moda. La vera. L'anniversario non è che potevo... Guarda, noi amiamo tantissimo, io amo tantissimo, ragazzi, tutti gli uomini di questa casa qui, sono veramente degli uomini meravigliosi, grazie, Paolo, assurda. Andrea, ragazzi, ma anche viva, Valerio e Gabriele. Viva l'amore, viva l'amore ragazzi. Una volta grazie Paolo, mille, a Formentera non dicevi viva l'amore, caro Paolo. Vabbè, ma ero ragazzo, ero disilluso, disincantato Paolo, ai tempi. Paolo, ero disincantato. Gabriele, quanto gli manca da Formentera a arrivare al tuo blocco, come dire? Vuoi chiedere a Gabriele quanto gli manca? Quanto ti manca, Gabri? Altre 6 edizioni di Grande Fratello. Comunque la vita, a proposito di Formentera, la vita è incredibile come ti stupisce, perché io era veramente un periodo dove avevo completamente perso la fiducia nell'amore, veramente non ci credevo più, dicevo no, non troverò mai una donna giusta per me, e invece l'ho trovata al Grande Fratello, quindi bisogna sempre crederci e non cercarlo l'amore, perché poi arriva quando meno te l'aspetti, sempre. È vero. Vero. Grazie mille Paolo. Ragazzi. Grazie, ciao, un Paolo. Abbraccio. Grazie, ciao Paolo, Paolo, buon lavoro. Ciao Gabri, ciao a tutti. Ciao, grazie a voi. Grazie mille, un bacio, ciao.